Uè, amici medici, ingegneri, infermieri, alla larga scienziati, oggi voglio farvi una domanda. Cosa si prova ad aver studiato per anni, a fare contemporaneamente da studenti, professori, burocrati, tecnici e anche assistenti sociali, per poi scoprire all'improvviso di non servire a niente, visto che già da anni esistono cose come la poltrona magnetica che curava tutte le malattie, oppure che basta prendere ed impilare tre blocchi di cemento a caso per dar vita al primo menhir per l'agricoltura, o che per riempire di energia positiva la vostra auto vi basta incollare dei sassi sul volante che trasformeranno la vostra Fiat Panda in una granata a frammentazione non appena prenderete una buca abbastanza profonda da farvi partire accidentalmente l'airbag. Benvenuti nel magico mondo della medicina e della scienza alternativa. Slacciate le cinture. Si parte! La puntata dell'infiltrato di oggi è la prima di una serie dedicata a cristalloterapia, numerologia, omeopatia, mirabolanti, tecnologie, tutte quelle robe lì che dovrebbero in qualche modo migliorarci la vita, ma che sono accomunate tutte da un piccolo, minuscolo, insignificante dettaglio. Sono tutte fuffa. Non so ancora quante puntate ci farò, perché di cose da dire ce ne sono tante, tante, ma non avete idea. Quindi se doveste trovare la cosa interessante, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina qui sotto, così verrete avvisati quando usciranno i prossimi episodi. Oggi, per cominciare, ci dedicheremo ai più prodigiosi marchingegni tecnologici che, in un modo o nell'altro, dovrebbero migliorarci la vita, ma che ci vengono nascosti dai poteri forti. Chissà perché tutti quelli che aiutano a guarire davvero finiscono radiati ed incarcerati, si chiede qualcuno. Queste macchine saranno presto a disposizione di tutti. La medicina del futuro, che poi è quella del passato, non avrà bisogno di farmaci. Dimenticate quella che conoscete oggi come sanità, promette qualcun altro. Io, da umile osservatore profano, mi limiterò a presentarvi questi prodigi, poi sta a voi decidere se avere fede o meno. Allora, il primo marchingegno di cui vi parlo oggi è il mirabolante MedBed, un prodigioso ritrovato tecnologico in grado di permetterti l'autoguarigione da praticamente qualunque cosa, grazie all'utilizzo di una fantomatica energia quantica. In breve, esistono tre tipi di letti Med. Letti Med olografici, letti Med rigenerativi che rigenerano tessuti e parti del corpo, letti Med riatomizzatori che in circa 2-3 minuti rigenerano tutto il corpo umano dalla testa ai piedi. Cosa significa questa tecnologia avanzata per una donna di 80 anni? Potrebbe avere di nuovo 30 anni in meno di 3 minuti, 50 anni di vita riguadagnata. Naturalmente, vista la straordinarietà del prodotto, non tutti ci credono da subito. Buongiorno, avete info al riguardo dei Bad Med? Esistono davvero? Esistono per l'elite. Maledetti, eccoli che cicciano fuori pure in sto video. Sempre loro. Esistono in Cina e in America. Se cerchi le interviste di e quest'altro, parlavano anche di una nazione europea, ma non ricordo quale, e spiegavano anche il perché in Italia non vedremo mai innovazioni in ambito medico eclatanti. In Cina le usano regolarmente. Il nostro paese è tra i più corrotti dalle farmaceutiche, ma presto cadrà tutto, come una casa costruita sulla melma. Esistono, e quando il sistema crollerà, non manca tanto, saranno a disposizione di tutti. Oh, finalmente una buona notizia. Però non so se ho il tempo di aspettare la caduta dell'elite. Insomma, saranno 4-5 anni che deve cadere. Quando cacchio è? Cioè, non è che possiamo organizzarci un po' tra di noi? Ciao a tutti, i MedBed sono già disponibili per tutti voi. Una società con sede in Svizzera ha sviluppato un MedBed virtuale basato sulla medicina delle frequenze quantistiche. C'è la possibilità di testarlo gratuitamente a casa vostra per 8 ore. Ah, proprio in smart working, da remoto, deve essere quello olografico. Cosa devo fare? Infilarmi una chiavetta USB nel culo? La poltrona magnetica che curava tutte le malattie. Qualcuno del gruppo ne sa qualcosa? Esiste ancora o chi la saprebbe costruire? Grazie. Dopo tanti sforzi l'abbiamo ricostruita, ora stiamo costruendo il centro che ospiterà il macchinario. Sarà pronto verso la fine del prossimo anno.
Oh, ottimo, quindi c'è già. Peccato che non ci sia il centro in cui metterla, però cioè, lo capisco, non è che ti puoi affittare un Airbnb e pezzarla lì, serve un centro come si deve. Tra l'altro guardate che bello il rendering, cioè mi ispira proprio high tech. Comunque, qualora non abbiate a disposizione migliaia di euro per un med bed o non vogliate sostenere lo sviluppo del centro da piazzarci attorno al med bed, vi propongo un'alternativa, questi favolosi anelli ringiovanenti. Si parlava dell'anello magnetico che prometteva effetti incredibili e il ringiovanimento. Il principio è questo, se non sbaglio, no? Due magneti che si respingono, forse in questo modo è anche meglio e molto più comodo. Questi sono due magneti molto potenti, tra l'altro. Basta mettere un divisore tra i due e si può regolare la distanza e la forza di respinta. C'è però chi si dimostra scettico e segnala l'estrema pericolosità della cosa. Quando si propone delle sperimentazioni sulla salute servirebbe documentare il principio di funzionamento. Il neodimio è tossico, un anello chiuso, è un cortocircuito, non segue nessun tipo di discipline conosciute. Agopuntura, digitopressione, sono stati fatti dei test, qualcuno ha sperimentato? Sperimentiamoli. Subito le migliori menti si ritrovano per elucubrare insieme. Giusto, anche perché bisogna sapere il proprio corpo che polarità ha nelle mani, se positiva a destra e negativa a sinistra o il contrario, se il nostro corpo ha moto destrosio o sinistro delle cellule. Giusto, perché una mano è ricevente e l'altra emette. E per fortuna, alla fine, arriva la soluzione. Io da 9 anni uso gli anelli di Tesla e li costruisco con due anelli di plastica e 4 magneti discoidali. Si indossano solo ai mignoli la sera prima di andare a letto e al mattino li togli. Fanno passare tutti i dolori, mani, braccia, schiena e stanchezza in generale. Ma i letti poltrona magica, gli anelli ringiovanenti non sono che la punta dell'iceberg. In caso non abbiate necessità di ringiovanire o curarvi da ogni male, ma solo il trattamento topico di alcune patologie, come potrebbero essere ad esempio dolori allo stomaco, all'osso sacro, all'anca al collo, sciatica, costipazione, artrite, mal di testa, dolori mestruali, incontinenza, diminuzione della libido, disturbi alla prostata e l'immancabile erezione, in quel caso potrebbe non essere necessario investire migliaia di euro in med bed, ma potrebbe bastare semplicemente l'acquisto di un disco a polarizzazione per alleviare dolori in modo naturale e per stimolare l'autoguarigione. O, come lo chiamo io, lo zampirone sottobicchiere. Ed oltre ad essere un meraviglioso sottobicchiere e curare tutti i mali precedentemente elencati, il nostro zampirone agisce addirittura favorevolmente anche sull'ambiente, migliora la crescita delle piante, disintossica l'acqua e messo sotto il piatto migliora il cibo e il suo sapore. Ed è anche un ottimo frisbee! Ora, so che non state più nella pelle e volete accaparrarvi lo zampirone sotto bicchiere frisbee. Beh, potete farlo a partire da 14,90€. Oppure potete comprarlo in versione gold, o anche per i vostri amici pelosetti. Voi sentirete Bau, ma in realtà lui vi starà dicendo: padrone, ma che minchia fai? Ma sei sci... Ma la cura di malattie non è l'unico campo in cui si cimentano i nostri ricercatori indipendenti antisistema. Ci sono svariati ambiti, come ad esempio uno dei cruci principali del genere maschile, la cura dei capelli. Trattamento energetico capelli. Ho eseguito un test personale e ho notato che con un'applicazione di 30 minuti due volte al giorno, questa chiocciola con filamento in alluminio, spessore 2 mm, diametro alla base di 9 cm, elimina i capelli bianchi, agevola la crescita, rende vellutato il capello. Ma attenzione, non eccedete sui tempi di applicazione, l'energia è elevata, circa 60.000 UB, si potrebbero avvertire vertigini quando si superano i tempi che l'organismo può sopportare. Maledizione! Ma non potevi dirlo prima! Naturalmente, in caso queste cose non funzionino, non è che è perché sono fatte con pezzacci di alluminio incollati a caso, è perché non ci credete intensamente. Quando metti la spirale è come quando fai trattamenti con la piramide, amplifichi i tuoi pensieri. Se pensi negativamente, ottieni ciò che pensi. L'intenzione è un principio fondamentale, ricordalo sempre. Interessante anche l'aspetto di amplificazione della forza dei pensieri. Straordinario. Le spirali in questi gruppi di ricerca ritrovano tantissime applicazioni perché sono viste come delle antenne in grado di incanalare le energie e le vibrazioni positive, quindi potete ritrovarle sui marchingegni da mettervi in testa, oppure potete piazzarle ad esempio all'interno di un pollaio per far fare più uova alle vostre galline. Questo è un accumulatore di plasma, ci sto lavorando a quella forma.
Ora, la mia principale occupazione riguarda produzione agricola. Una prova che ho fatto è installare una spirale in uno dei pollai sopra i posatoi. Dopo qualche settimana la produzione è aumentata di un paio di uova al giorno su 10 galline. Nel frattempo continuo a lavorare per amplificare questo risultato, oltre che provare anche nell'orto. Non dovete tuttavia accontentarvi, la ricerca non va fermata mai. Buongiorno, ho testato la spirale ora e posso dire che così com'è è valida al 70%. Bisogna cambiare il filo blu con uno verde per arrivare al 100% di corretta informazione. Il potere di azione permane al 50%. Il metodo scientifico in questi gruppi è semplice ma rigoroso. Funziona più o meno così. C'è un problema? Pianta una spirale! Ah! Prendiamo un esempio recente. Terremoto in Turchia. Ovviamente terremoto finto, bla bla, poteri forti ci controllano. Ok. Fin lì ci siamo. Io ho realizzato i progetti della valvola dei terremoti. Ma la valvola servirebbe per provocare o scongiurare i terremoti? Vabbè, speriamo la seconda, sennò sta tipo confessando al mondo intero di essere un terrorista. La seconda, ok, perfetto. Allora, vediamo di non fare confusione, eh? Le valvole antiterremoto costruite da... erano secondo la sua teoria per riscaricare verso l'etere l'energia che arriva dal sole e che se non riscaricata nell'etere, questa produce forze che vanno a smuovere le faglie terrestri. Oh, scusa, vediamole ste valvole allora. Il top di gamma degli apparecchi realizzati nei laboratori è la valvola dei terremoti. Visivamente rimane come una piacevole spirale colorata che abbellisce prati e giardini. Ha un raggio di azione di 3,5 km, euro 2600. Inchia, speriamo che accettino Satispay. Vabbè, che altre chicche possiamo costruire per migliorare la nostra vita? Sto testando anche questa mini bobina di Tesla. Con la carta stagnola canalizzo l'energia del plasma e poi con il filo e bracciale mi ci attacco per assorbire questa energia negativa. Mi sembra sicuro. Cosa potrebbe mai andare storto? Helios è in grado di assorbire ogni tipo di vibrazione, frequenza o inquinamento possa essere nocivo. Dopo una fase di attivazione che dura 9 giorni, bonifica energeticamente l'acqua posta al suo interno e intorno. Migliora l'ambiente. Euro 185. Stanchi dei cetriolini della Lidl, oggi c'è anche Helios in barattolo, la versione sott'olio ed LGBT friendly di Helios, il prodigioso marchingegno. E per i più esigenti c'è il Super Helios. Il nostro corpo è fatto al 90% di acqua. Abbiamo visto più volte come Helios bonifichi energeticamente l'acqua posta al suo interno, quindi abbiamo creato un Helios più grande, che possa essere indossato brevemente da una persona, una pianta o un animale, rigenerando l'acqua di cui è principalmente composto. Euro 370. Ma sì, chiamate subito e riceverete in omaggio anche Cascina Speranza, il mio libro. Cosa sarebbe successo alla fattoria degli animali se avesse preso il potere un governo populista? Link in descrizione. Un altro sistema immancabile in tutte le case degli italiani è il Genesa. Detto anche pentasfera, cioè una serie di sfere concentriche in grado di fare, come al solito, tantissime cose utili. Che ne so, abbiamo dolori cervicali alle spalle, alla testa o sinusite, attacchiamo la Genesa alla spalliera del letto. Dolori mestruali, mal di pancia, di stomaco, mettiamoci la Genesa sulla zona dolorante, ci fa male una mano, un polso, un braccio, una caviglia, inseriamo braccia, piedi e se entra anche il ginocchio in Genesa. Bisogna naturalmente saperla maneggiare, Genesa. Buon pomeriggio, ho acquistato una Genesa in rame. Potreste dirmi la differenza tra quest'ultima e la Genesa Crystal e come attivarla? L'attivazione è 24 ore triangolo, 24 ore quadrato e 24 ore triangolo. Ma che è, un cheat code di GTA San Andreas? Abbracciala e poggiala sul cuore e chiudi gli occhi. Poi chiedi alla Genesa come vuole essere chiamata. La prima parola che ti risuona nella mente sarà il suo nome e da ora in poi la chiamerai così. PS, ti accorgerai che tra il tuo cuore e lei si crea un collegamento energetico e da allora in poi sarà attiva, un'estensione del tuo cuore. Naturalmente non comprate i tarocchi, sennò non funziona. Maneggiare una struttura sacra impone di aver fatto un percorso interiore di elevazione vibrazionale che ci pone e ci autorizza a trasmettere alle creazioni sacre la sacralità. Non basta la forma ad attrarre energia divina, ci vuole altro che non tutti i costruttori possiedono. Non comprate Genesa Crystal ovunque, potrebbero non possedere le giuste vibrazioni. Le giuste energie, è un consiglio. Ultima tecnologia che vi presento oggi, anche per i più pigri, vi basta una stampante, sono i potentissimi codici radionici.
I circuiti radionici, assemblati da esperti formati da figure geometriche, emettono una forma d'onda che può essere veicolata per aiutarci a risolvere una questione specifica. Oggi impareremo questo: macchina radionica cartacea per la guarigione. Ecco, vedete, è composta da questo quadrato in cui mettere nome, data e foto di un testimone e lasciare lì per 2 ore al giorno, e vedrete che la macchina radionica cartacea per la guarigione farà tutto ciò che serve. I circuiti radionici hanno molteplici applicazioni, ad esempio questa. Celebre grafico radionico stimola i meccanismi inconsci relativi alla difesa psichica, protegge da qualsiasi aggressione di tipo magico, microvibratorio o psicologico. Esso vi protegge da ogni azione maligna a distanza. Mi raccomando, l'orientamento a nord come indicato da una bussola. C'è poi il disimpregnatore, che letto all'inglese sembrerebbe un marchingegno pro-aborto, ma che in realtà funziona benissimo. In pratica, vi è mai capitato di ricevere in dono o di trovare un oggetto che suscita in voi sensazioni poco piacevoli, tipo un vecchio monile o un gioiello appartenuto ad un'altra persona? Con questo circuito potrete ripulirlo da eventuali influenze negative o da residui energetici di altre persone. In pratica serve ai ladri. Bene, per oggi basta così. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un piace, un commento, a condividere il video e iscrivervi in caso siate interessati a esplorare nuovi metodi di medicina alternativa che non ce la dicono. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!